chiamo i miei colleghi. È finita. Sì, è finita finalmente la sofferenza di queste persone. Come ho detto, si trattava di farli sbarcare, poi questo è quanto. Quindi grazie a tutti coloro che hanno lavorato per... Con lei si sta parlando del Rio, andiamo in diretta. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per il ricollocamento, grazie a tutti coloro che hanno lavorato per evitare sofferenze inutili a queste persone che da 16 giorni erano impegnate in mare dopo un naufragio. Quindi stamattina una buona mattinata, soprattutto per loro. Grazie. Adesso onorevole, come si poteva evitare l'arresto di una persona per quello che è accaduto? Sì, adesso è chiaro che l'autorità giudiziaria farà il suo corso. Come ho sempre detto, stabiliranno i giudici se la capitana ha realmente commesso un reato, perché come sapete per stato di necessità si possono violare le leggi, come fa una Croce Rossa quando passa con il rosso perché c'è una persona in pericolo. Il capitano sulla nave è responsabile a tutti gli effetti della sicurezza e dell'incolumità dei suoi passeggeri, quindi lei ha fatto queste valutazioni che vanno rispettate e va rispettato il corso che farà la giustizia sicuramente, ma credo che il diritto internazionale e le sue responsabilità siano molto chiare su questo.